Ciao, benvenuti in questo video che è il video dei favoriti del mese per quanto riguarda i prodotti di trucco, ossia quella tipologia di video sul mio canale, quella serie di video sul mio canale che tutti snobbano. E poi infatti vedo nei video dei canali piccoli di ragazze che so che guardano i miei video acquisti insensati e fatti male perché infatti non avete guardato i video dei favoriti di trucco e avete comprato trucchi che non servono a niente e che qualcuno uno vi ha rifilato spacciandoveli come oh, efficacissimi, performantissimi, e invece no. Sulla mia testa in questo momento c'è un nuvolone grigio-nero veramente brutto che potrebbe abbattersi sopra le teste di tutti quanti noi riuniti in questa zona a momenti, a secondi. Quindi se incominciate a sentire tuoni improvvisi, questo è il motivo. A proposito di motivi, volevo anche velocemente raccontare come mai in queste ultime settimane su questo canale avete visto zero caricamento di nuovi video. Ebbene, voi sapete che cos'è Apple? Apple è la marca di telefoni, per esempio, ma anche di iPad, iPod, computer. È una delle marche più desiderate al mondo perché è molto stylish, molto, molto, molto costosa, anche per quello la gente vuole far vedere di avere soldoni da sperperare facendosi vedere con in mano questi graziosi oggettini. Allora, Apple già in passato è andata a finire in tribunale perché tutte le volte che lancia un nuovo modello di qualcosa rende inutilizzabili i modelli che già ci sono sul mercato, facendo andare in tilt con uno dei tanti periodici update il sistema dei telefoni, degli iPad. Allora, io già anni fa utilizzavo per montare i video, per esempio, un iPad, solo che il programma iMovie improvvisamente ha smesso di funzionare, nel senso che YouTube non accettava più il caricamento di video montati con il programma Apple iMovie e niente. E quindi, nel tentativo di salvare la situazione, disinstallai il programma iMovie dall'iPad e poi, quando andai ad installarlo di nuovo, scoprii miseramente, scoprii con grossa delusione, con grossa tristezza, che Apple non faceva più update per il programma iMovie per quel modello di iPad, ed era infatti per quello che Apple aveva bloccato a distanza il mio programma sul mio computer e sul mio iPad, perché non voleva più che io usassi l'iPad indisturbatamente, voleva che me ne comprassi uno nuovo, un modello più recente. Ora la stessa cosa sta succedendo sul mio telefono, nel senso io ho un telefono Apple, tutte queste cose Apple che io ho, non ce l'ho, voi credete che io ce l'abbia perché me le sono comprate, ma io non sono una snobbona cretina che si va comprando la roba Apple, oppure una vorrei ma non posso che si va comprando con grossi sacrifici ma senza dirlo a nessuno la roba Apple. Io la roba Apple me la faccio regalare quando non serve più a quei due, tre amici ancora facoltosi, che per fortuna ancora mi ritrovo. E quindi loro sanno che invece di buttare qualcosa sul marciapiede, come fanno tutti qui, la buttano a casa di Valentina o nelle mani di Valentina. E quindi io in questo modo ho ricevuto in regalo, completamente in regalo, un iPad alcuni anni fa e poi due telefoni Apple, il fantastico 4S che funziona ancora e che è indistruttibile e imbattibile, però purtroppo è poco utilizzabile perché ha una capienza molto molto ristretta, e poi l'altro telefono che sto usando finora è che mi sembra, che modello sarà? Boh, il 7, 8, non mi ricordo, appunto non interessandomi il mondo Apple, non sono tantissimo esperta del mondo Apple e delle stupidaggini Apple, se non là fin dove mi serve. E dunque cosa sta succedendo adesso? Sta succedendo che il programma iMovie, esattamente come è successo un paio di anni fa con il programma iMovie sull'iPad, il programma iMovie sul mio telefono salva i video, ha incominciato a salvare i video in una maniera strana, e questa maniera strana non c'è modo di farla comunicare con il caricatore di video di YouTube. E quindi nel frattempo cioè finora non sono ancora riuscita a risolvere questo problema,
e ho due video, due vlog bloccati nel telefono, più il video dei finiti del mese di aprile, chissà quando tutto questo si sbloccherà, boh. Quindi questo è il motivo per cui non avete visto video pubblicati finora. Adesso però cominciamo, e questo è il video dei favoriti del mese per quanto riguarda i prodotti di trucco. Allora, comincio con i pennelli. Un favoritissimo del mese di aprile è stato senza dubbio, ma come un favoritissimo di sempre, questo pennello fantastico di Sephora. Naturalmente Sephora non fa più questo tipo di pennello, si chiamava Sephora Professionnel. Ed è il 45 Poudre Minérale, pennello fantastico. Quando tu hai un fondotinta, una polvere minerale che non sai che risultato ti darà sulla faccia, intanto mettitelo o mettitela con questo pennello, che sicuramente migliori la situazione e aiuti la situazione. Ieri sera stavo guardando l'applicazione di un fondotinta, uno dei pochi di Physician Formula, contenente ingredienti interamente naturali. E la ragazza della situazione stava applicando il fondotinta con la nuova versione, cioè la versione successiva a questa, dall'aspetto pessimo, versione che nel frattempo è uscita anche lei fuori commercio e che era in vendita un paio di anni fa. Non so che cosa abbia Sephora in mente quando fa questi pastrocchi di vendita e di fuoriuscita dal commercio di pennelli. Comunque questo è un pennello ottimo, strepitoso, irripetibile, tuttora non ancora mai ritrovato nelle setole di nessun pennello di questo genere sintetico. I pennelli di Zoeva, che forse potrebbero somigliare a questi, sono però in realtà non qualitativamente paragonabili, e gli altri pennelli simili, idem, direbbe qualcuno che conosco, compatate, idem compatate. Comunque questo è un pennello strepitoso che ho usato con immenso piacere, sempre solo lui, preferibilmente lui, nel mese di aprile. Poi altro pennello che mi è piaciuto tantissimo, che è una vecchia conoscenza dei miei video, del mio canale, della mia vita, è questo pennellino piccolissimo che io penso provenga dalla marca tedesca che si chiama Art Deco. Sono andata a controllare, in commercio non c'è assolutamente più, poi si è cancellata ogni qualsivoglia scritta, quindi, ma io credo che sia di Art Deco, anche se veramente non posso dirlo. Non so se riuscite a vedere che questo è un pennello leggermente cicciotto, ma allo stesso tempo un pennello piatto, ed è un pennello perfetto per sfumare la matita sugli occhi o il colore all'attaccatura delle ciglia, in modo che non risulti né appuntito e sinistro e asettico e quasi da video un po' così, come gli eyeliner applicati da chi non ci sa mettere tanto mano, ma neanche che risulti troppo sfumato da perdersi nel colore degli altri ombretti, come quando si sfuma una matita all'attaccatura delle ciglia con un pennello non adatto, con un pennello troppo largo. Quindi questo proprio veramente è il pennello ideale per eseguire e per ottenere ciò che esattamente voglio io all'attaccatura delle ciglia, ossia una linea ben marcata, ma che sia allo stesso tempo sfumata e che sia comunque distinguibile dal resto dei colori. Inoltre, altro pennello che però è una new entry, che si è visto poco negli ultimi anni, in tutti questi anni di canale sul mio video, tutti i pennelli hanno il manico caldo perché sono poggiati in questo momento sul termosifone, è questo pennello che io credo di aver comprato nelle gallerie Karstadt Kaufhof, che sono dei grandi magazzini in agonia ormai da un decennio buono, nel senso sono grandi magazzini che sono falliti già da tempo, stanno continuamente per chiudere, ogni tanto filiali su filiali vengono chiuse, sbarrate, tutti gli operai, tutti
Tutti i cassieri commessi, i facchini perdono il lavoro, grandi scioperi, grandi proteste, manifestazioni. Poi arriva qualcuno e salva per un altro paio di mesi i grandi magazzini che resistono e continuano. Ma se tu ci vai dentro, vedi che l'atmosfera è un po' bislacca perché alcuni reparti non esistono più, altri si sono trasformati in strani outlet che sanno veramente di sinistro e di strano sinistro. È una delle parole di questo video. Insomma, io credo di aver comprato questo pennello al Kaufhof. Questo è un pennello che è come un fan brush, ma è come se fosse un pennello da cipria che si è dato barbapapaescamente un'altra forma, no? Resta di stucco, un barbatrucco. E quindi con questo pennello si può tranquillamente applicare la cipria, si può tranquillamente sfumare il bronzer, si può tranquillamente conturizzare il viso, ma si possono fare anche altre cose. Ci si può applicare, che ne so, si può conturizzare anche qui semplicemente appiattendo un pochino il pennello. Cioè, questo è un pennello che si può usare in molti diversi modi ed è un pennello che sebbene... Questo pennello non ha setole molto performanti, sembra appunto come tentavo di dire prima fra le righe, sembra un pennello di Zoeva per quanto non è tanto performante. I pennelli di Zoeva, intendiamoci, sono a posto, però a posto non significa qualitativamente elevatissimi. E comunque questi sono i tre pennelli favoriti del mese di aprile. Poi veniamo ai prodotti per fare la base. Io nel mese di aprile ho usato prevalentemente prodotti di Alterra per truccarmi, quindi sto per parlarvi di una base di Alterra. Avrei potuto sceglierne più di una, ma le tre basi che avrei potuto scegliere sono una in polvere, che è quella che sto per farvi vedere, poi una cremosa che non sto per farvi vedere perché nel frattempo ne ho acquistate altre di altre marche simili e vorrei fare un confronto fra le varie, tutte cose che arriveranno in un imprecisato futuro sul mio canale, tecnologia permettendo, e poi una base liquida, faccio così perché in tubetto, solo che ho deciso di non mostrarla perché faceva parte di un'edizione limitata e sebbene una base da viso molto molto buona, io mostro le cose che uso ogni mese, abbastanza infischiandomene del fatto, che le cose a volte non sono reperibili, non sono acquistabili, men che meno nei negozi italiani, ma nemmeno nei negozi tedeschi, perché facenti parte di edizioni limitate ormai estinte e morte nel passato remoto. Però lo stesso, per restringere anche la durata del video, ho deciso di mostrarvi solo una base e basta. Ed è questa base, con questa confezione scomodissima, farlocca e bislacca, che però almeno non puzza. Io anni fa ho comprato una simile jar con pennello annesso e coperchio di pennello. E comprai questa jar sul sito di Neve Cosmetic, ma non l'ho mai potuto usare per metterci dentro le polveri minerali perché purtroppo il pennello e lo specchietto che è appiccicato al pennello puzzano. E voi sapete che tutto quello che puzza e che è di plastica è un po' tossico e soprattutto rilascia ftalati che non fanno bene né alla salute della vostra salute né alla salute del vostro corpo né ma neanche alla salute dei vostri cosmetici, cioè meglio starci un po' attenti. Comunque, questa confezione non puzza, ma ciò non toglie che è estremamente scomoda. Questa è la colorazione numero 02 Honey, forse riuscite a leggere, e sta uscendo il sole nel frattempo. Questo pennello è assolutamente improponibile, veramente, cioè assolutamente inutilizzabile, ma per non parlare poi di come si dovrebbe lavare un pennello di questo genere, tu mi dici: no, ma tu togli il coperchio e lavi qui il coperchio. Sì, tutto molto bello, ma poi che cosa ci metto nel frattempo qui sopra? Ci potrei mettere questo, però è un po' uno spreco. Questo si avvita? No, non si avvita. Ed è una plastica che già si sta rompendo, quindi non azzarderei
Non forzerei, sinceramente. Ma, insomma, confezione pessima. Infatti, io per tutti questi anni questa base di Alterra minerale l'avrei sempre voluta comprare, non l'ho comprata mai perché pensavo dentro di me, poi che ci faccio con questa confezione inutilizzabile. Certo, naturalmente la cosa migliore sarebbe travasare il contenuto da un'altra parte. Ecco, però non è ancora successo fino a questo momento. Ad ogni modo, qui c'è la polvere e la polvere funziona bene, è una polvere molto carina da usare. La perla, la prima volta che l'ho usata, sembrava assolutamente trasparente, assolutamente invisibile, nonostante qui il colore, forse riuscite a vederlo, è un colore relativamente scuro. Poi una volta stesa, prima di tutto si può stratificare, poi è abbastanza clemente con le imperfezioni del viso. E poi più la si lavora sulla faccia e più assume un aspetto veramente dà alla faccia, non è che la polvere assume, dà alla faccia un aspetto veramente molto bello, veramente molto rilassato e salutare, come posso dire, è veramente gioioso e smagliante, come se si fosse veramente in buone e ottime condizioni. Le colorazioni disponibili, qui vedete anche un po' di polvere sul mio dito, le colorazioni disponibili sono purtroppo due. Questa che vedete è la più scura, ma si amalgama abbastanza bene al colore della mia pelle, anche se devo dire è leggermente, vagamente, ingiallisce vagamente il viso, però è una cosa di cui ci si rende conto poco. Quindi, per quanto mi riguarda, questa polvere minerale può ancora andare e va ancora bene. E oltretutto ha, credo che non si veda da ciò che riuscite a vedere dalla mia mano, ma ha un leggero effetto satinato che non guasta e che non dà fastidio non più di tanto alle rughe della faccia. Poi ripeto, è completamente per il resto invisibile, nel senso che tu vedi che c'è una colorazione che ti dà un aspetto gioioso, smagliante e salutare, ma non vedi che questa colorazione è data da una polvere. Quindi veramente un buon prodotto, considerato che costa quanto costa, 3 euro e qualcosa. Io l'ho comprata naturalmente con il 20%. O con il 30% di sconto, in questo momento non ricordo, perché acquisto queste cose ormai solo con gli sconti, perché fortunatamente il Rossmann fa tanti e buoni sconti. Appunto, con gli sconti ho acquistato anche questa polvere, che è una finishing powder. Dico sempre in tutti i miei video in cui mi trucco che in Germania non è pervenuta la terminazione ing, la terminazione inglese ing, quindi qui c'è scritto finish powder perché così parlano i tedeschi l'inglese. Questa è una finishing powder, ce ne sono due. Una è trasparente ed è di colore perfettamente bianco, ma ha anche un altro incio e un'altra consistenza. E questa invece è la 02 Medium, ancora paragonabile a una cipria compatta tradizionale. Anche se rispetto a una cipria compatta tradizionale, questa ha una consistenza, non dico più impalpabile, ma sicuramente più sottile e non sembra neanche un bronzer, cioè come consistenza, ha una consistenza da cipria leggermente innovativa. È una bella consistenza. Io ho usato appunto spesso anche questo pennello per ultimare la faccia con una spolverata di questa cipria solo per incorniciare quei bordi del viso. Allora, questa cipria che cosa fa? Fissa, ma allo stesso tempo bronza un pochino il viso, dando un colore finale che sia uniformato verso un tono bronzato. Siccome mi si dice spesso che io sono troppo pallida, per questo durante il mese di aprile mi sono trovata molto bene con questa cipria. Ora, non riuscirete sicuramente a capirlo dalle macchioline di colore che io ho appena fatto sulla mano. Ora ci provo ancora e vediamo se si capisce qualcosa. I due colori della polvere minerale, della base minerale e della cipria finishing powder sono molto molto simili, solo che la finishing powder vira leggermente verso il rosa, ma è un rosa caldo, è un rosa aranciato. È una colorazione molto particolare che ha al suo interno anche del bianco,
Bisogna stare attenti e bisogna magari fotografarsi e guardare bene qual è il risultato finale del colore della propria faccia anche fuori, perché questa è una polvere che secondo me non sta bene, non funziona su tutti i tipi di pelle, anche se Rossmann l'ha fatta per andare incontro a chi ha la pelle più scura rispetto alle supposte pelli chiare delle ragazze tedesche. E la Germania sta al centro dell'Europa, no? Quindi chiaramente è una via di passaggio. La Germania è una terra di passaggio. In Germania, da che il mondo è mondo e da che i secoli scorrono, ci sono passate tante persone e quindi la persona tedesca tipo non è bionda alta con gli occhi azzurri, come sognano i tedeschi, cioè un certo tipo di tedeschi con la capoccia un po' ristretta, e come si immaginano tanti italiani che non hanno idea di quale sia la realtà tedesca, ma la persona tipo, la persona normale tedesca è di media statura, più o meno con l'occhio tendente al forse grigio-blu, ma anche marrone, castano, e ha i capelli forse biondo scuro, castano chiaro, né ricci né lisci, ed è un incrocio che a volte propende di più per le tipiche, per la faccia tipica, per i tratti somatici tipici degli olandesi, a volte propende di più per i tratti somatici tipici dei norvegesi o dei danesi e così via, oppure dei russi e dei polacchi e così via. Cioè, le facce tipiche del tedesco medio rappresentano tutti i passaggi che sono avvenuti sul suolo tedesco negli ultimi 2000 anni, perlomeno, capisci? E quindi comunque però il Rossmann, nel tentativo di fare una polvere minerale anche per chi ha la pelle più scura, ha creato questa, non polvere minerale, questa finishing powder. E questa finishing powder è carina, però vi dico, misurate bene, fotografate bene, tentate di capire bene qual è il suo effetto, la sua efficacia, la sua colorazione sul vostro tipo di pelle e rispetto al vostro colore di pelle. Dunque poi c'è la matitina di Benecos, questa è la matita bianca di Benecos. Negli scorsi mesi ho usato molte altre cose per fissare e ripulire il trucco sotto al contorno occhi. Poi sono tornata nel mese di aprile alla matitina di Benecos che vedete qui, e la matitina di Benecos è la migliore. Non c'è niente da fare perché, nonostante sia duretta, però lo stesso si sfuma praticamente impeccabilmente con un pennello sintetico tipo questo, solo piccino. Non si sposta tutto il giorno. Ha una colorazione che è una delle poche colorazioni bianco sature che ci sono sulla piazza fra le matite EcoBio. Costa poco perché costa sotto i 2 euro e quindi è ancora una volta e sempre e continuativamente negli anni, secondo me, una matita che rimane imbattuta per quanto riguarda questa tipologia, ossia una matita, uno stick, diciamo, che serve per ripulire, per disegnare qui sotto la ripulitura e per contornare in modo pulito e impeccabile il trucco sotto, sul contorno occhi della parte di sotto. E poi passiamo alle labbra. Ci sono due matitoni di Alterra. Questi facevano parte di un'edizione limitata, quindi come vedete qualcosa appartenente ad edizioni limitate ci è andato a finire comunque nel video dei favoriti del mese, e per questo altre cose non ce l'ho fatta andare a finire. Queste sono le due matite dell'edizione limitata che si chiamava Cookielicious, e queste due matite sono due rossetti che si chiamano Creamy Lipstick e fanno sulle labbra un finish che è brillante senza essere umido, senza essere bavoso, e sono veramente due matite ottime. Abbiamo qui due colorazioni, vediamo se ci riesco a capire quali. Numero 01 Orange Cookie e numero 02 Cacao Cookie. Vi faccio vedere anche naturalmente come sono queste due matite sul dorso della mano. Rossetti così ne ho visti pochi negli ultimi anni in commercio, perfino dalle ditte più care e più costose e più esclusive. Per esempio,
100% pure con tutti i rossetti da 30 euro che continua a fare, non c'è riuscita ancora a produrre rossetti semplici e allo stesso tempo belli e performanti e confortevoli sulle labbra e duraturi nel tempo. E per duraturi nel tempo intendo dire non solo la durata sulle labbra, ma soprattutto la durata shelf life, ossia la loro durata nei vostri cassetti, quanto tempo riescono a durare senza andare a male. Questi sono i colori, tutti e due bellissimi. Io naturalmente ho una predilezione per il più scuro, ossia per quello che si chiama cacao cookie, ma insomma questi due rossetti sono veramente belli, ma poi soprattutto sono confortevoli nell'applicazione, hanno un aspetto che è un aspetto carino che si distingue fra tutti gli altri matitoni e tutti gli altri rossetti. Sono costati poco perché ognuno costava 2,29 euro, mi sembra di ricordare. Cioè, veramente prodotti che sono veramente, veramente buoni. Dirk Rossmann, la drogheria all'interno della quale c'è la marca Ecobio che si chiama Alterra. Passiamo alla concorrenza per l'ultimo prodotto, perché le drogherie di Dirk Rossmann con le loro marche interne Ecobio, Alterra e non Ecobio, ma con molti inci possibili, Isana, certo, naturalmente fanno molti prodotti che sono molto buoni, ma altri che sono delle vere e proprie ciofeche. Allora, per molti mesi nel recente passato ho usato un lucidalabbra di Alterra che era poco più di un lip oil e che era veramente una cosa fallimentare. Ecco, nel mese di aprile, però per fortuna, invece ho usato questo lucidalabbra della concorrenza, ossia di Alverde. Alverde è la marca interna del DM, che è veramente un buon lucidalabbra, ma Alverde purtroppo non è intelligente a sufficienza e l'ho appena ritirato dal commercio, ossia questo lucidalabbra da nemmeno un mese non esiste più. Va bene, questo era il lucidalabbra al miele e non esiste più perché è stato molto criticato per la sua grande e persistente ed evidente profumazione di miele. Le ragazze tedesche sono tremendamente contro la profumazione, le profumazioni nei cosmetici, però in realtà non ne capiscono niente di profumazione. Allora pensano che tutte le profumazioni facciano male, perché lo hanno letto su blog che sono stati copiati da altri blog, che sono stati a loro volta copiati da traduzioni fatte male di altri blog in cui la gente che scriveva non sapeva di cosa scriveva e non sapeva cosa diceva. E quindi naturalmente il problema non è così semplice, non è che tutte le profumazioni nei prodotti fanno male, ma soprattutto la cosa che fa più ridere e che ti fa più veramente andare a finire sotto il tavolo nel rotolarti dal ridere, quando pensi a queste povere stolte ragazze che si impuntano con certe cose di cui non capiscono assolutamente niente di niente. La cosa che fa più ridere è che nei prodotti senza profumazione è stato usato un masking agent, ossia è stato usato un agente camuffante, traducendo pedestremente dall'inglese, per camuffare l'odore presente negli ingredienti cosmetici, e questo masking agent può darsi che ti faccia più male di una profumazione normale. E quindi, infatti, cioè, secondo me, le ragazze che si fissano dovrebbero fare, prima di fissarsi, un corso per imparare che chi è fissato nella vita solitamente fa ridere, no? A priori, perché non ti puoi fissare, cioè se ti fissi non vai da nessuna parte. L'evoluzione umana non è basata sulla radicalizzazione di un'idea fissa, ma è basata sul contrario, ossia sull'accettanza, anche grazie ad argomenti blandi. L'evoluzione umana è basata sull'accettanza di quello che ti piove addosso, cioè se sei capace di accettare quello che ti cade addosso in continuazione in modo completamente casuale, ossia random, allora va bene, allora ti evolvi insieme al mondo che continua, altrimenti rimani nella tua nicchia stupida e prima o poi appassisci e poi perisci, capisci? E quindi, capisci, questa storia delle profumazioni. Comunque Alverde, siccome è una ditta che ha le sue debolezze, da una parte non risponde mai alle critiche, non dà mai
non dà mai retta a ciò che le ragazze stolte vorrebbero, nonostante le ragazze stolte rompano l'anima in continuazione chiedendo spiegazioni sulle loro fissazioni ad Alverde in continuazione, in continuazione, in continuazione. Alverde non risponde mai, però poi in realtà un pochino ascolta quello che queste ragazze stolte vanno blaterando, quello di cui queste ragazze stolte vanno blaterando, perché poi alla fine toglie dal commercio un prodotto come questo, che è l'unico lucidalabbra eco bio in colore valido che c'è in commercio oggi come oggi in Germania, no? È uno dei pochi lucidalabbra trasparenti, non so perché i lucidalabbra trasparenti non vanno più di moda, e boh, vabbè. E comunque questo ottimo lucidalabbra. Qui avete visto la sua non colorazione, la sua consistenza, non cola, perché infatti ha una consistenza che rimane sulle labbra e che è ottima. A proposito di consistenza, cosa ho sulle labbra in questo momento? Questo lucidalabbra di Lili Lolo, che si chiama High Flyer. Questo è un lucidalabbra da me piuttosto apprezzato, anche se come colorazione la trovo già adatta per fare video, ma per andarci fuori un po' stonata, nel senso che è una colorazione con un aranciato curioso che in realtà nella luce naturale non ha un buon risultato e non ha un buon dialogo con il resto dei colori, perlomeno della mia faccia. Con una pelle più scura, questo sicuramente è un bellissimo lucidalabbra. I lucidalabbra di Lili Lolo sono degli ottimi lucidalabbra, l'ho sempre detto, continuo a dirlo, costano un po', però Lili Lolo rimane una buona ditta. Allora, basta, questi sono tutti i prodotti, mi sembra di aver parlato a sufficienza, questi sono tutti i prodotti che da me sono stati preferiti, molto usati e favoriti nel mese di aprile per quanto riguarda i prodotti da trucco, e ci vediamo e ciao a tutti, ciao!